Ciao a tutti, con questo nuovo tutorial vorrei spiegarvi come creare una catena e animarla in modo semplice e rapido. Innanzitutto andiamo a creare gli anelli della catena. Prendiamo su spline un rettangolo e un cerchio. Per quanto riguarda il cerchio, diminuiamo il raggio di 1,3. In questo caso voglio farlo così io. La larghezza del rettangolo lo portiamo a 15 e l'altezza facciamo 10. A questo punto, sempre sul rettangolo, facciamo smussa. Mi avvicino un attimino. Ok. E smussatura del raggio metto 4. Ora andiamo su prendere il Sweep Nurbs e rendiamo figli le due spline. A questo punto, tenendo premuto lo Sweep Nurbs, duplichiamolo con Command C, Command V oppure Ctrl C e Ctrl V. E su quest'ultimo duplicato andiamo sul rettangolo e facciamo piano in XZ. Fatto questo, andiamo sul nostro modulo MoGraph, prendiamo il clona e inseriamolo nel clona. A questo punto, sull'oggetto clona e le sue proprietà, accendiamo le istanze di render e aumentiamo un po' i cloni, un porto a 50. Sulla clonazione qui è messa in verticale verso l'alto, noi mettiamo qui 0 e portiamola a 20. Forse 20 anche troppo, o aggiungiamo un po' di cloni o diminuiamo la distanza perché così non sono intersecate. Io direi di diminuire la distanza. Vediamo. Ok, sì, dai, penso che vada bene così. A questo punto la catena è creata. Ora dobbiamo cercare di animarla facendo come? Creando una spline. Vado sulle quattro viste, quella superiore. Vado su B-spline. E vado a crearmi la mia il percorso della catena che farà. Quindi creiamo una cosa semplice e la nomino percorso catena. Ok, a questo punto qui possiamo anche volendo raggrupparli in un oggetto nullo e andiamo sul clona, teniamolo acceso, andiamo su MoGraph, effettuatori, spline. Ora mi riporto sulla vista in prospettiva. Su spline, nelle sue proprietà, inseriamo qui il nostro percorso, ovvero la spline che abbiamo disegnato prima. La inseriamo dentro, così gli cloni seguiranno quel percorso lì. Andiamo sulle proprietà dell'effettuatore spline, andiamo sui parametro e qui dobbiamo mettere 90 su rotazione. Ok. Abbiamo creato la catena. A questo punto non ci resta che animarla. Per animarla bisogna allora aprire qui il nostro percorso spline, la spline che abbiamo creato. Io ho messo 3 secondi che va bene. Ricordatevi che qui
Quando si apre Cinema 4D, questo pulsante dei punti spline non sono mai accesi. Ricordatevi di accenderli per registrare il movimento di una spline. Ovvero se quando mettiamo i keyframe registrerà anche il movimento di un singolo punto che noi registriamo. Accendiamo. E per esempio adesso facciamo così, vado alla fine dell'animazione, 3 secondi. Registro. Qui ricordatevi di andare sui punti spline, li selezioniamo tutti e cosa che non ho fatto prima di registrare, e registro. Ora torniamo indietro, andiamo su questo punto qui, per esempio. Sposto un po' di qua, poi ognuno come vuol fare la sua propria animazione. Magari lo alzo anche un pochino. Ok, registro tutti. Dovremmo registrarli ad uno, però io mi sono dimenticato, come al solito, li registro tutti adesso, selezionandoli. Registro. A questo punto vediamo se fa tutto è andato in porto. Ok, perfetto. Si potrebbe anche, per esempio, poi. Non so che dire, fare per esempio una sorta di. Cubo, però questo qua poi dopo andrà attaccato a lui, nel senso, allora lo facciamo così per capirci meglio. Prendiamo un cubo, facciamo 20. Facciamo da 40. Ok, posizioniamo. Di fronte a quell'anello lì, l'ultimo. Questo cubo si potrebbe fare con clona, mettiamo uno, sempre sullo zero, mettiamo 10, andiamo ancora sull'effettuatore. Mettiamo sempre il nostro percorso. Vedete? Si può creare poi un oggetto, in questo caso un cubo, ma si può usare, non so, un maglio, un qualsiasi cosa.
Se non è un cubo in questo caso, possiamo usare, diciamolo qui. Vogliamo usare una sfera o un qualsiasi cosa. Adesso è così grande. Facciamo 40, 50 via. Togliamo via il cubo e inseriamo la sfera. Vabbè, adesso toccherà qui, poi dopo bisognerà modificare i punti spline. Tornando sempre su questa spline. Magari così, registriamo, accendiamo di nuovo il clono, sì, forse la sfera è un po' grossa, porta via un sacco di anelli, facciamo 40, ok, meglio, so, magari poi dopo si può fare come si vuole, adesso io sto facendo una cosa così al volo. E ci metto dentro la sfera. Non sono così una stupidata, è tanto giusto per. Fare una specie di maglio o qualcosa. Ok, vediamo. Va bene, comunque fondamentalmente è questo, per far muovere una catena. Spline, ricordarsi sempre di accendere i punti qui di registrazione dei punti spline e animarli. Farlo in posizioni che si voglia. Va bene, grazie di tutto per l'attenzione e al prossimo tutorial. Ciao ciao!